Oh, eccomi qua. Ciao Giorgio. Allora, parliamo del libro dei rapporti tra l'ebraismo, diciamo, e l'antifascismo in Italia dopo guerre e anche in funzione di Mani Pulite, del libro che ieri ci hai sì, allora, mostrato. Sì, allora io al momento intanto ti consiglio la lettura di quel pezzo del libro di Stalin che mi ha mandato Napoli Libera e che io ti ho fatto avere, che è molto importante, relativo ho visto al marxismo in relazione. Mm-hmm. Sì, sì, mi ha mandato anche la frase. Al marxismo in relazione alle nazionalità. Mm-hmm. Che il discorso è veramente molto complesso. Aspetta un secondo. Prego, prego. Un discorso sicuramente interessantissimo. Ecco, devo sistemare meglio. No, non preoccuparti, io ti sento benissimo, quindi. Ecco, la questione, siccome è una questione che è sistematicamente dibattuta, sì, ieri come oggi, che dobbiamo dire francamente che la situazione attuale altro non è che il frutto di una serie di teorizzazioni che sono state sviluppate a fine 800 praticamente. Sì. Contrariamente a quanto avvenuto nei secoli precedenti, compreso il Rinascimento, dove la politica era fatta in maniera molto normale, brutale, erano rapporti di forze che venivano poi gestiti da leader particolari. Vinceva il più bravo. L'ho citato anche di recente. Il Novecento è stato rappresentato invece dalla immissione delle ideologie. Parlo secondo. E quindi da tutta una serie di fattori che sono serviti soprattutto per il condizionamento delle masse, come dimostrano i più importanti autori della fine dell'Ottocento e inizio Novecento, i quali hanno elaborato non solo le ideologie a cui io faccio di riferimento, ma anche le tecniche hanno elaborato, nel senso che le hanno descritte come frutto delle loro ricerche, ma le hanno anche descritte per denunciare l'opera dei manipolatori delle masse. Ora, tutte queste cose fanno parte di un patrimonio conoscitivo che è stato inserito alla grande nelle facoltà di psicologia, di sociologia, di diritto, di scienze politiche e quant'altro. E non dico poi per quanto riguarda i signori preti, perché se andiamo a vedere le materie trattate nei corsi di laurea delle facoltà pontificie, vediamo bene la grande rilevanza che gli studi di sociologia, di psicologia, di comunicazione hanno all'interno di quelle facoltà, per cui stanno avendo un risvolto nettamente superiore che non gli studi classici di filosofia e teologia. E questo è estremamente significativo. Quindi, quello che noi vogliamo dire in questo momento è che ci troviamo in un momento cardine, cruciale, dell'evoluzione della società, perché vengono al pettine tutta una serie di nodi, che sono i nodi che sono stati creati dal pensiero prima ancora che dalla prassi nell'Ottocento e Novecento. All'interno di questo c'è il problema nazionale. Il problema nazionale è stato affrontato da Marx nell'ambito della sua dialettica ed è stato affrontato da Stalin in quanto studioso di Marx, ma soprattutto di persona a cui lo stesso Lenin aveva affidato l'incarico di scrivere sul problema delle nazionalità.
D'altronde Stalin stesso è stato interprete di una feroce lotta per la supremazia etnica nell'ambiente enorme, grandissimo, della ex URSS, che ricordiamocelo, territorialmente è un territorio molto molto più vasto della stessa Cina. Sì. Il doppio, quasi. È stato doppio. Affrontato e risolto con la sistematica eliminazione degli ebrei, prima dal partito e poi dalla società dell'URSS stessa. Ciò non toglie però che infiltrazioni ebraiche siano state evidenziate fino alla fine, come dimostra ad esempio il caso della famosa congiura dei medici ebrei. Sì. È stato poi all'origine della fine di Stalin stesso. Bravo. Allora, il fatto che... No, vorrei ricordare che in questo caso lo storico ebreo anglo-italiano Simon Sebag Montefiore ha dimostrato proprio ciò che tu stai dicendo adesso. Esattamente, precisamente ciò che tu dici appunto sul complotto dei medici ebrei, perché poi Stalin è morto, comunque non è morto naturalmente, è stato assassinato in maniera scientifica, ma è stato provato da questo storico. Non poteva. Queste persone non muoiono mai tranquillamente. Non mai. Nemmeno Lenin, ricordiamolo che Lenin ebbe un attentato da una signora di chiara origine ebraica che gli sparò, quindi evidentemente anche lui non era ossequiente. No. Tant'è vero che Lenin stesso fu il primo che denunciò appunto la trama della finanza mondialista e globalista, e viva Dio, lui lo sapeva molto bene, perché era sì, lui perché che era stato finanziato. Infatti. Quindi se c'è una persona che sapeva perfettamente qual è il giro dei soldi, era proprio lui. In questo caso però dobbiamo ricordarlo. Perché? Perché la vita, la storia e la politica sono fatte dall'incrociarsi di fattori diversi. È vero che Lenin è stato finanziato da loro signori, ma altrettanto vero che Lenin stesso è stato favorito nel suo viaggio in Russia dallo Stato Maggiore tedesco, il quale aveva degli interessi concreti evidentissimi. Però questi interessi concreti in se stessi non inficiano il fatto che nella storia gli avvenimenti sono talmente ingarbugliati che o sei capace di tirarne fuori il filo di Arianna, oppure statene zitto e non rompere le balle. È chiaro? Allora, ritorniamo alla cosa che tu mi avevi chiesto. Ecco. È questo qui. Leggiamo il titolo, fallo vedere ancora. Allora, Maurizio Molinari, la sinistra e gli ebrei in Italia dal 67 al 93, cioè dal 1967 al 1993. Autore ebreo, con prefazione del notissimo esponente della classe alta ebraica, Vittorio Dan Segre. Ecco, un momento, una parentesi. Sì, ma dimmi. Una parentesi. Sì. Vogliamo ricordare chi è Vittorio Dan Segre. Vittorio Dan Segre... Ricordalo tu. Ecco, lo ricordo subito. Ha una proprietà nel Cuneense, in Piemonte, è un ebreo, che durante la Seconda Guerra Mondiale lavorava per l'intelligence service britannico. Non solo, fu beffato, ricordiamolo, fu beffato da quel grandissimo eroe italiano che corrisponde al nome di Amedeo Guye, che nel Corno d'Africa, nell'Africa orientale, lo beffò più volte e non si fece mai prendere da lui, da Segre e da altri colleghi dell'intelligence service britannico. Allora, che, il quale intelligence service britannico, aspetta, fu anche ancora più clamorosamente beffato dall'agente della Marina italiana Aristide Tabasso, che scrisse dopo guerra un libro, Roma su Odo 31 non risponde, che è un libro che si trova difficilmente. Io ho avuto una copia grazie al giornalista Fabio Andriola, che voglio ringraziare ancora pubblicamente per questo favore che mi fece qualche anno fa. Perfetto, sono delle precisazioni importantissime. Certo. Ricordiamo però che Dan Segre ammise queste sue sconfitte nei confronti della sua azione sul Corno d'Africa e direi con notevole senso di responsabilità. Sì, è stato un signore, già dirlo, in questo caso sì. In effetti, sì, infatti in effetti, lui ha scritto un libro sulla figura di Amedeo Guye. Esatto, e lì sono, come dire,
Sono pochi gli italiani che sanno queste cose, sono pochi gli italiani quasi che nessuno. Sanno quanto pochissimi italiani purtroppo siano riusciti da soli a tenere in scacco gli eserciti nemici, perché questa è la caratteristica degli italiani. Se ti affidi agli italiani come gruppo, come massa, come Stato, quant'altro, è la sommatoria di una sostanziale serie di inefficienze, ecco, superficialità, cialtronerie. Sì, però vorrei ricordare l'italiano che da solo tiene a bada interi eserciti. Vorrei ricordare anche l'altra figura di Erode, il Corno d'Africa, Angelo Bastiani, detto il Leone Bianco. Bravissimo. Un'altra figura di bravissimo grande eroe, il esatto quale combatté anche contro la guardia d'Etiopia 35-36, poi rimase lì e fu anche lui un grande eroe che diede il filo da torcere con pochi mezzi e con gli ascari diede il filo da torcere a tutto l'esercito inglese d'occupazione in Etiopia nel 41. Una grande figura che va ricordata, questo eroe italiano, questo per dire due cose. La prima, quanto questi nostri amici e fedeli alleati che sono stati gli eritrei, sì, che noi amiamo ancora e che loro, anche loro ci amano ancora, sì, perché li abbiamo aiutati nel rendersi indipendenti dal grande nemico che è rappresentato dagli etiopi. Ma anche per dire che la parola Ascaro, che molti amici, anche nostri amici, attribuiscono alle truppe italiane che vanno al seguito della truppaglia della NATO, esatto, ad occupare paesi del Medio e Vicino Oriente, è una parola che noi non possiamo accettare. Di sì, chiamarsi sì in un'altra maniera, ma non devono chiamare Ascari. Te ne chiedo scusa perché a volte anche a me è venuto questo termine, ma se ci penso bene hai ragione tu, perché è offensivo verso gli Ascari, che sono stati veramente dei fedelissimi, sì, alla nostra patria, e hanno combattuto dando l'esempio, perché ci hanno insegnato anche a combattere, sì, perché in Etiopia, come insegna Kulku Albert, sì, anche all'Ambalagi furono loro a costringere gli italiani a combattere, parliamoci chiaro, ecco esattamente. E quando si inneggia giustamente ai carabinieri che hanno tenuto duro a Kulku Albert, sì, non si parla mai e non si dice mai che quei carabinieri erano sì italiani, ma in parte nutrita erano anche carabinieri del luogo. Sì, eritrei. Hai capito? Ecco. Sì, sì, sì. Ah. Onore allora. Arruolati nell'arma, ecco, dei carabinieri. Ma ricordiamo una cosa, per consolare, diciamo così, o meglio, consolare, per, a meno per fare giustizia, che nel sacrario della piccola Caprera, Ponte sul Mince, in provincia di Mantova, c'è proprio il sacrario dedicato ai ragazzi Birergobi. Ebbene, nella tenuta del maggiore Fulvio Balisti, grande comandante. Ebbene, lì c'è un monumento che ricorda gli Ascari, ecco, lo ricorda, fa giustizia del loro eroismo. Questo lo diciamo per chi ci ascolta, che deve sapere che queste cose non si devono dimenticare. Diciamo, cogliamo anche l'occasione per dire dell'inefficienza burocratica di certi ambienti della Repubblica Sociale, che quando Mussolini cercò di proporre Fulvio Balisti con un ruolo di dirigenza e sarebbe stato una persona molto valida per Caspita queste cose, si trovò di fronte all'opposizione formalistica, burocratica di tanti di questi burocrati che poi, peggio per loro, fecero al momento opportuno una brutta fine. È meglio non pensarci. Purtroppo vanno dette queste cose qui. Vanno dette. Esatto. Io vorrei leggere alcune pagine di questo libro, lo faccio rivedere. Sì, sì. E ti serve proprio per attimo, far capire. Rifallo vedere ancora una volta, per favore. L'Italia e perché l'Italia. Maurizio Molinari, la sinistra degli ebrei in Italia dal 1967 al 1993, cioè 20... E l'Italia ha cambiato anni completamente linea politica e gli esponenti del più volgare servilismo nei confronti degli atlantici sono stati proprio quelli del PD, i cattocomunisti, le peggio figure morali che l'Italia poteva elaborare. E basta leggere alcune pagine di questo aureo libretto.
qui si riferisce ovviamente a nomi che chi ha vissuto come abbiamo vissuto noi, quei periodi ci ricordiamo bene. I giovani ovviamente nulla sanno e a questi nomi non gli dice niente. Però io non posso mettermi qui a spiegare la biografia di certi nomi. Se sono interessati se li devono andare a cercare. Beh, anche giusto. In un secondo tempo, luogo, l'equazione di Repaci confermava il binomio israeliani-nazisti, partorito dalla propaganda sovietica all'indomani della guerra del 1967, al fine di delegittimare moralmente l'esistenza dello Stato ebraico. Questo è già un discorso estremamente interessante. A un certo punto, dopo decenni di offese del tutto gratuite nei confronti dei nazisti, l'utilizzazione della parola nazista attribuito all'ebraismo, allo Stato di Israele, era funzionale per far capire certe offese e certi costi, ma non entriamo nel merito. Sì, sì. Era insomma la stessa tesi che ben si sintetizzarono in quei giorni giornalisti come Sandro Viola e vignettisti come Giorgio Forattini. Mm-hmm. Il primo, in un lungo articolo diario da Beirut, definì Israele come un popolo malato di violenza. Il secondo, in una delle sue satire più feroci, raffigurò il premier israeliano Menachem Begin segnato da una vistosa stella di Davide che chiamava in causa quindi tutti gli ebrei, mentre si cimentava in un macabro slalom fra teschi ed ossa sparsi in ogni dove. Paese Sera invece andò più in là, documentando con un articolo di professor Claudio Moffa, che è nostro amico, l'esistenza di veri e propri lager in Israele sulla base delle dichiarazioni di un pastore svedese. È assolutamente vero. A tutt'oggi abbiamo una marea di bambini palestinesi detenuti nei carceri israeliane senza alcuna ragione. Il pastore svedese Karl Elberg, che invece si era limitato a descrivere in pubblico i campi profughi palestinesi vicino a Gerico e risalenti al periodo dell'occupazione giordana della Cisgiordania 1948-1967. In quei mesi furono numerosissime queste polemiche pubbliche fra ebrei e sinistra, con il risultato di allontanare sempre più gli uni dall'altra. Un allontanamento giornaliero e progressivo che aveva luogo in una cornice di inevitabile tensione reciproca. Ecco perché la reazione degli ebrei fu molto fredda e distaccata nel vedere la mattina dell'8 gennaio il portico d'Ottavia coperto di manifesti della CISL scritti interamente in ebraico, nei quali a 3 mesi di distanza dall'attentato alla sinagoga si ribadiva la solidarietà del sindacato alla comunità colpita. Siamo qui alla presenza della CISL. Ed uguale freddezza accolse il 13 gennaio il viaggio del leader della UIL, te lo raccomando, Giorgio Benvenuto in Israele. Così quando il 26 giugno gli italiani furono chiamati alle urne per le ennesime elezioni politiche anticipate, il voto ebraico andò in una direzione quasi obbligata, lontano da coloro che avevano abbracciato Arafat. E quindi innanzitutto al Partito Repubblicano Italiano Giovanni Spadolini, che stampò un opuscolo, il PRI da sempre dalla parte di Israele, cose da ricordare, ma anche al PLI, come te sbagli, Radicali e Partito Socialdemocratico. L'architetto Bruno Zevi invece accettò la candidatura al Senato che gli venne offerta dal PSI di Bettino Craxi per coprire le scelte sempre più filo-palestinesi di Via del Corso, ma il tentativo non ebbe successo perché Zevi, pur scelto nel suo collegio da molti elettori senza partito, non venne votato proprio dai socialisti. Guardate che sono molto importanti queste cose, bisogna conoscerli questi retroscena. Caspita. Per sapere, è inutile che noi
ci riferiamo a Sigonella, questi sono fatti concreti. Sì, sì. Per quanto riguarda la sinistra invece, in quel giorno, in quel giugno 1983, il numero di ebrei che scelse la falce martello fu limitato ad alcune sacche della Federazione Giovanile Ebrei Italiani e ai torinesi di Acheilah, impegnati nella rivalutazione del pensiero di Marx sul giudaismo. Mm-hmm. Interessante questa rivalutazione del pensiero di Marx sul giudaismo. Molto. Sappiamo cosa è interessante, Giorgio. Sul giudaismo. Ad accorgersene fu proprio la segreteria di Bottega Oscura, che imputò il fatto all'anticomunismo netto della classe dirigente ebraica. Però. Ma era un'analisi errata per due motivi. Da un lato sopravvalutava la capacità di influenza della comunità sui loro iscritti e dall'altro sottovalutava l'impatto negativo avuto dalla campagna antisionista del Partito Comunista sugli ebrei italiani. Mentre ancora si trascinava questa polemica, il 6 dicembre dell'anno scomparve proprio chi, con la sua militanza politica e il suo impegno morale, aveva rappresentato il modello per molti ebrei comunisti, il senatore Umberto Terracini. Mm. Ricordiamoci, a quelli che vogliono dirci che gli ebrei sono stati sempre emarginati in Italia, che il presidente della Costituente fu appunto Terracini. Appunto. Quindi possiamo dire che l'attuale Costituzione italiana è nata col beneplacito di lor signori. Esatto, ma scusa, ricorda chi era Terracini, per favore? Chi è stato Terracini? Ricorda. Vabbè, un po'. Terracini è stato un comunista, è un ebreo comunista. Che sbaglio, o a Livorno 21 partecipò per la fondazione del Partito Comunista Italiano? Insieme a Matteo Bordiga. Certo, adesso leggiamo qualcos'altro di quello che c'è scritto qui. Profondamente ebreo, memorabile il suo impegno in favore dell'emigrazione degli ebrei dall'URSS. Importante. Caspita. Perché questa emigrazione degli ebrei dall'URSS, che sono andati a rimpolpare le fila degli ebrei russi in Israele e anche in America, è importantissima, perché questi ebrei russi rappresentano anche un interesse nazionale, nazionalista della Russia, perché laddove si parla una lingua, laddove c'è sempre, anche se portato da persone che praticamente proprio per la loro religione stanno al di fuori di questi problemi nazionali, tuttavia questi sono sempre portatori di interessi nazionali. Su un paese come Israele, dove ci sono moltissimi che parlano russo, è facile per i russi avere delle trattative per mettersi d'accordo, ma questa è un'altra questione ed è anche una delle ragioni per cui a un certo punto Stalin approvò e confermò la nascita dello Stato di Israele nel 1948. Che poi se ne pentì, però. Terracini tentò fino all'ultimo di trovare una sintonia politica fra le sue due identità, sempre più in contrapposizione. Ma il 1983 non era ancora finito. Il 17 dicembre il governo italiano inviò una nave ospedale a largo di Tripoli del Libano, okay, per evacuare verso Cipro 97 fedain di Arafat assediati dai siriani. E il gesto fu molto gradito all'OLP, che all'indomani del ritiro del contingente italiano da Beirut nel febbraio del 1984 inviò un caloroso messaggio all'Italia di Pertini, Craxi e Andreotti per l'aiuto ricevuto e l'amicizia dimostrata. Voi vedete appunto quanto le poche notizie che filtrano attraverso la televisione ufficiale, i giornali ufficiali, mi riferisco ai soliti Repubblica, Corriere e merda della via, Sera, merda cantante, lascia stare, va. Ahimè, in mezzo al pantano, la stampa e quant'altro, che tutte queste cose non le dicono, perché dovrebbero comunque ripeterle.
e ricordate, perché anche noi che queste cose le abbiamo vissute, però abbiamo bisogno di avere la documentazione perché uno non se lo ricorda. Certo. Questi sono all'origine di questi incredibili rapporti che ci sono sempre stati, giustamente, tra l'Italia e il mondo arabo. Capito? Sì, sì. Quindi noi non ci dobbiamo meravigliare di niente, né della guerra civile che c'è stata in Italia, né degli opposti estremismi, né delle stragi che hanno fatto, né del coinvolgimento dei servizi segreti, né della morte di Moro, perché questi sono i fatti. Sì, sì. Furono comunque le ultime ore dell'anno a far esplodere un nuovo caso politico. La sera del 31 dicembre, alle ore 20:20, come ogni anno, il Presidente della Repubblica si presentò di fronte ai teleschermi. Sandro Pertini amava essere schietto e semplice e con estrema franchezza affrontò in quell'occasione tutti i maggiori temi d'attualità. La crisi del Medio Oriente. Che anno fece quel discorso? Che Capodanno era? 83. Fine 83, ho capito. Uno degli ultimi fu la crisi del Medio Oriente. Guardando diritto nella telecamera, con la pipa in mano, Pertini non ebbe peli sulla lingua e fu durissimo con Israele. Attenzione. Cosa vogliono, disse riferendosi agli ebrei, una patria loro ce l'hanno, se ne serve una per i palestinesi. Ma ora ne serve una per i palestinesi, certo. Ma l'ha detto Pertini nell'83, ancora sì. Siamo lì, tutto fermo. Tutto fermo dopo 35 anni. Così, in neanche due minuti, il partigiano socialista che aveva aperto ad Arafat le porte del Quirinale, disse la sua sul delicato tema che divideva la sinistra dagli ebrei. Ed era stata una svolta, dopo i comunisti, anche il PSI di Craxi, che già da tanto desiderava rompere la tradizione filo-israeliana che risaliva a Nenni, avrebbe scelto l'antisionismo di Arafat e voltato le spalle a Gerusalemme. Gli episodi di intolleranza antiebraica a Roma e Milano, che seguirono il discorso di Pertini, furono numerosi e denunciati dal rabbino capo di Roma, Elio Toaf, ma non sorpresero più di tanto una comunità che si sentiva già assediata. 1984, Craxi sfida Israele e la gente si chiede ancora per quale ragione hanno messo in piedi mani pulite. Leggiamo poche righe di questo capitolo perché è di una cosa di un'importanza stratosferica. Direi di sì, 1984, molto importante. 1984 è l'anno in cui si realizza la rottura politica fra il PSI di Bettino Craxi e gli ebrei italiani. Gli episodi si rincorrono velocemente. Dopo il corso di fine anno di Pertini che sconvolge il mondo ebraico, il 16 marzo si costituisce a Roma su iniziativa di Gian Roberto Lovari, Aldo Adolfo Perugia, Gianfranco Re David, Giorgio Gangi e Bruno Zevi, il circolo Enzo Sereni, riunendo ciò che resta dei socialisti legati ad Israele e contrari alla svolta filo-araba di Via del Corso. Questo circolo non sarebbe mai nato senza la rottura del 1967 fra sinistra e Israele, disse l'allora presidente della provincia di Roma, Lovari, nel giorno dell'inaugurazione. Ricordiamoci Lovari, l'ebreo Lovari, presidente della provincia di Roma. Insomma. Il 7 aprile l'Italia comunque si spinse oltre nella sua linea anti-israeliana e alla 71esima conferenza interparlamentare che ebbe luogo a Ginevra votò, unico paese occidentale schierato con il blocco sovietico, una mozione dell'Iraq di Saddam Hussein che equiparava sionismo e razzismo, sosteneva il boicottaggio di Israele e difendeva il diritto alla lotta armata per la liberazione della Palestina. Ad esprimere il voto a Ginevra fu il ministro degli esteri Andreotti, mentre il capo della delegazione era il senatore comunista Paolo Bufalini. Io ritengo che abbiamo detto tutto quello che potevamo dire. Sì, sì, chiarissimo Giorgio.
Giorgio, scusa, questi fatti... L'attacco contro Andreotti, da questo è stato determinato. Giorgio, questi fatti, si spiega tutto quello che è accaduto da 84 al 1992. È naturale. Ma la cosa che... Una chiarezza estrema. Certo, ma io mi vorrei chiedere a questo punto. Tu ti ricordi che successe il 3 luglio del 92, no? Per via di Mani Pulite. Il discorso di Craxi che disse, qua ragazzi... Qua siete tutti coinvolti, non solo io, eh. Cioè, per dire, non voglio essere vostro capro espiatorio, ma anche voi siete con me. Sì, perché, ma in quel caso lì, io devo ampiamente dissociarmi da Craxi, perché Craxi in quel momento mi deluse profondamente. Beh, infatti volevo arrivare a questo, volevo arrivare io. Una persona come Craxi avrebbe dovuto aspettarsela. Certo. Ora, in questi casi generalmente c'è un incidente stradale, un aereo che cade. Giusto? Ho capito bene cosa vuoi dire. Ma ti posso dire una cosa? Allora, siccome noi siamo persone che ci siamo abituati all'incidente stradale, o ho un bicchiere di caffè in più, non teniamo conto del fatto che ci sono altri sistemi molto più facilmente utilizzabili. Ma infatti io ti voglio dire, ma Craxi come cavolo faceva a ignorare queste cose qui? O faceva finta o qualcosa, impossibile che non lo sapesse, come ha fatto Berlusconi, che non si aspettava di essere attaccato nell'ambito e su pratiche sessuali con ragazzette, sì, perché anche lui presumibilmente si aspettava l'incidente stradale, un aereo che cadeva. Ma non si sarebbe aspettato questo tipo di operazione. Molto raffinata, devo dire. Non solo, perché Berlusconi ha fatto lo stesso. Berlusconi, quale diretto erede di Craxi, non è andato pesantemente sulla linea craxiana, no. Però gli accordi con Gheddafi, con Putin, li aveva presi. Certo. E poi sappiamo che come è andato a finire in Libia, che 2 anni fa che è successo, 2 anni e mezzo fa ormai. Esattamente. Esattamente. Devo dire una cosa, caro Giorgio, vorrei aprire una parentesi personale. Io, poco prima che succedesse in Libia quello che è successo, io dovevo andare a lavorare là. A fare le costruzioni con un mio amico, collega di Como. E avevamo fatto anche un bel contratto, ma veramente ottimo, e purtroppo... Costruzioni di edilizia normale, immagino. Come? Di edilizia normale? Edilizia residenziale e anche autostradale. Sì. E purtroppo fummo costretti a fermarci, perché ci chiamò la ditta e disse: ragazzi, qui si può andare più. E in effetti non so quante migliaia di posti di lavoro sono stati persi in Italia per la caduta di Gheddafi. Certamente. E chi dobbiamo ringraziare? Ecco, lor signori, è inutile, parliamoci chiaro. Dobbiamo ringraziare lor signori, esatto, di cui sappiamo vita, morti e miracoli. Allora, ricordiamolo per i nostri amici. Ricordiamo per i nostri amici che stare molto attenti, perché tu ti aspetti un colpo di cannone, invece poi alla fine ti trovi con un pugnale infilato nella schiena. E infatti, e lo dico in maniera molto ma molto esplicita. Sì, sì. Chi vuole capire lo capisca. Come no? E chi non lo vuole capire, peggio comunque per lui. Noi abbiamo gli occhi anche dietro. Esatto. Va bene? In sostanza, caro Giorgio, chi vuole capire capisce, se no peggio per lui, perché i fatti dimostrano quello che tu dici, purtroppo è così. Esattamente. Cioè, qui bisogna spiegarsi bene, Giorgio. Qualcuno pensa, ma voi pensate così? No, noi non pensiamo un cacchio, noi guardiamo i fatti per quello che sono e li denunciamo. Poi ognuno si fa la sua opinione. Questo è il punto. Certamente. Però se uno non capisce queste cose qua, queste strategie, perché io ho detto sempre, la politica ufficiale non è quella che appare, è la sottotraccia che conta. Questo libro qui è la dimostrazione, ennesima dimostrazione, che bisogna saper guardare alla sottotraccia. Ma bisogna anche conoscere i fatti. Ecco, l'Italia, la massoneria, il potere. Cioè,
sono due lavori che poi fatti da autori non sospetti, però dice, ah, ma sono di destra, a parte il fatto che poi c'è la confusione destra-fascismo, che non c'entra un cacchio di niente, è ora che si stabilisca una volta per tutto che fascismo e destra non sono assolutamente niente, sono due cose totalmente diverse. Anzi, è stata la grande truffa del dopoguerra. No, perché c'è gente che continua ancora a pensare a queste cavolate. E invece non è così. No, per esempio, ti spiego. Certamente. Stamattina ho parlato con mio amico, no? Che conosce anche tu. Ma quello che conta è la terza via. Lui si intendeva dire la terza via di quello che indicava il fascismo, diciamo, originale, di quello della Repubblica Sociale Italiana. Io ho detto, non esiste la terza via. C'è solo una via, punto e basta. E questo qui è il libro che presento adesso di Nicolas Bacciu, L'Europe dell'Est trahì e venduta, cioè L'Europa dell'Est tradita e venduta. È un libro da leggere. Perché purtroppo leggere così fu. Queste opere per riuscire a capire quali sono stati gli scopi e le ragioni con cui questi due masnadieri hanno svenduto l'Europa dell'Est. Sì, eccola qui. Roosevelt e Churchill. Sappiamo, l'hanno venduta e dopo l'hanno capito dopo, ma sempre si credevano che sì, che avevano avuto via libera, indipendenza della Romania, dell'Ungheria, della Polonia, sarebbero stati indipendenti, avrebbero invece avuto, no, è tutto un inganno. Chissà quali vantaggi questi imbecilli. Guarda, a proposito, qui mi devo rifare a un altro fatto che ho già denunciato, ho ricordato qui in rete, e cioè, quando Churchill e Roosevelt si incontrarono a Terranova sullo yacht presidenziale Potomac, con la presenza della corazzata inglese Prince of Wales, che poi fu fondato l'anno successivo nei pressi di Singapore, dall'aviazione giapponese, ebbene, Churchill e Roosevelt, dopo che Roosevelt l'aveva messo a 90 gradi a Churchill, obbligandolo ad accettare tutte le condizioni degli americani per aiutare gli inglesi a non perdere la guerra, cioè nel senso che Churchill disse le colonne le perdiamo, eccetera eccetera, non sappiamo quando va a finire. Tra l'altro qui è indicativo il libro che scrisse il figlio di Roosevelt, Elliot Roosevelt, capitano dell'esercito americano. Bravissimo che l'hai ricordato. No, aspetta, devo dire una cosa. È importantissimo questo. Elliot Roosevelt scrisse un libro, How I Saw Him, in inglese, che poi fu tradotto in italiano come lo pensava lui, in cui c'è un capitolo che riguarda e concerne l'incontro di Terranova il 15 agosto del 41, in cui documenta la coglionaggine, l'imbecillità e la criminalità del signor Winston Churchill, ancora qualcuno lo definisce un grande capo di governo, una roba da pazzi, per me è da pazzi, vabbè, siamo stare propaganda. Ebbene, tu sai che produssero la Carta Atlantica. Mussolini, in quel momento... È quello che ha fatto... Come? È quello che ha fatto perdere all'Inghilterra l'impero. Sì, certo. Il più grande impero mai esistuto al mondo. Gli stessi storici inglesi, negli ultimi 15 anni, lo stanno denunciando ampiamente, come John Chamberlain, come Irving e altri. Addirittura Alan Clark, il segretario di Churchill, che dice che il suo capo è stato un coglione, Alan Clerc, certo. per dire uno. Allora che succede? Che Mussolini in quel periodo lì era a Salisburgo e si stava incontrando con Hitler. Quando venne a sapere quella carta lì piena di parole, propaganda e basta, della Carta Atlantica che produssero Churchill e Roosevelt, Mussolini fece un contromanifesto che Hitler approvò. Poi Mussolini ritornò in Italia e mentre nel treno, diciamo così, presidenziale, il treno stava per transitare da Innsbruck a Bolzano, quindi nel treno in Italia, quando arrivò a Innsbruck il treno di Mussolini fu fermato e fu raggiunto Mussolini da un funzionario governativo del Reich, il quale gli disse che bisognava cambiare la carta, che non andava bene. Quando poi Mussolini sentì che cosa è che non andava bene e vide che è una cosa assurda, si incazzò, detto francamente, su tutte le furie e si arrabbia molto con Mussolini, perché purtroppo anche sul piano propaganda, bisogna ricordarlo questo, l'asse commise altri gravissimi errori come Dunkerque, come la non invasione della Siria, no? La Siria, l'Iraq. Ecco, bravo, l'hai detto. In poco tempo abbiamo detto una marea di cose e abbiamo dato delle informazioni importantissime. Certo. E non ci resta che concludere facendo vedere un altro libro piuttosto importante. Certo. Relativo a questo. Questi qui. Ah, Nuovo Ordine Mondiale. Questo libro di Marcello Pamio fa vedere esattamente l'essenza del Nuovo Ordine Mondiale, che non ci sarebbe stato se
l'asse non avesse fatto tutti gli errori a questo punto per colpa di Hitler. E lo dobbiamo dire. Purtroppo per colpa sì, di Hitler, perché cioè Hitler che credeva di poter avere un margine di trattativa con gli inglesi, non lo poteva avere. No. Sono gente diverse, sono razze diverse. Esatto, io ti posso dire una cosa, io non voglio dar la colpa solo a Hitler, ma io la voglio dare soprattutto a certi suoi collaboratori. E secondo me qui c'era anche qualcuno che la faceva anche un po' apposta, perché sai la storia di Bormann, no? Questo è vero. La storia di Bormann, questo secondo è me, è da chiarire, perché si parla che Bormann è stato quello che ha fatto perdere i tedeschi a Kursk, nel luglio 1943, una decisiva battaglia. Ecco, tramite una spia tedesca che è pro-comunista, che era in Svizzera, che viene chiamata in codice Rösli, un nome di questo genere. Che può dire cavallo, una cosa di questo genere, il quale da Berna trasmetteva a Mosca, trasmise a Mosca tutti i piani preparati dalla Wehrmacht, dello stato maggiore della Wehrmacht, cioè l'Oberkommando appunto della Wehrmacht, i quali i russi lo seppero in anticipo, e addirittura i russi sapevano persino chi erano i comandanti di battaglioni, pensa un po' cosa sapevano i russi, tutto sì, in dettaglio. Sappiamo tutto, e quindi, però dobbiamo sempre... però nonostante che i russi sapessero tutto, ricordiamo un'altra per tutte, la battaglia non si concluse con la vittoria dei russi, fu pace, con la differenza che i russi poterono sopperire le perdite grazie agli aiuti che avevano e tutto il resto, mentre i tedeschi purtroppo no. Ecco, questa fu la differenza. Cerchiamo di chiarire comunque che se le informazioni passavano dalla Germania alla Russia, a maggior ragione le informazioni passavano dalla Russia alla Germania. Sì, certo, non è certo, ma anzi, un problema di non a caso di spionaggio. Scusami, mi fa venire in mente una cosa adesso. Ma cosa che è? Ma mettili lì. Michael Milan Killer, assassino. Ecco, sì, io concluderei con questo, con una frase qui che è piuttosto interessante. Sì. Che la dice tutta e che e poi ovviamente l'ho detto, richiamo a alcuni scritti che io ho fatto sul nostro Google Group Accademia della Libertà. Sì. Il patto segreto tra il governo degli Stati Uniti e la criminalità organizzata nel memoriale di un agente al servizio del capo dell'FBI. Dai rapporti con la mafia ai retroscena per coprire la verità sull'assassinio di Kennedy. Ah, e con bello. Questo vorrei concludere. Beh, qui c'è questo, c'è in rete, sempre YouTube, c'è un'intervista fatta a uno che è ancora in carcere per l'assassinio di Kennedy, si chiama, mi sembra, James Last, no, di questo genere, o James List, non mi ricordo bene. Io l'ho visto tempo fa questa intervista, guarda, e che dicevo le stesse cose, dicevo proprio così. Che pur, quindi parlava, praticamente loro signori, lui parlava da banchieri, cioè, delinquenti, eh? Esattamente. Ecco. Allora, e qui c'è scritto tutto. Sì, sì, sì. Loro signori, cioè chi gestisce il potere bancario negli Stati Uniti, quindi nel mondo, la Federal Reserve, hanno potuto assassinare Kennedy utilizzando i loro soci della criminalità organizzata. Esattamente. Proprio mafia così. Innanzitutto. Si dice che gli assassini di Kennedy furono portati in aereo da Chicago. Ti immagini? Quindi, lo dice questo signore qui che è ancora in carcere in America, che adesso avrà 70-80 anni. Ma è ovvio, no? Ecco, 70 anni minimo. Perché ovviamente gli agenti dell'FBI si saranno rifiutati, allora l'incarico è stato affidato ai mafiosi. Sì, 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 con sì, questo sì, ti sì, saluto. Niente, allora, questo è tutto. Ci sentiamo qualche altro giorno. Ah, Giorgio, questo è tutto, e ti voglio dire grazie, e saluto i nostri amici, e a presto. Pensa tu alla registrazione. Certo. Ti saluto. Già fatto, grazie. Ciao. Ciao.